Mamma mia, ti amo, mamma mia. Intanto parto con lo scusarmi dell'orario in cui uscirà questo video, ragazzi, perché sono esattamente le 23:42, quindi questo video uscirà dopo la mezzanotte praticamente. Però, ragazzi, non ero a casa, oggi è festa, Santo Stefano, quindi capite bene che mi era impossibile registrare. Però, ovviamente, quando sono tornato a casa, ho detto subito: mi metto a registrare il video, qualsiasi orario esca, non mi importa, perché, ragazzi, devo dire quello che penso sulla partita. Ovviamente, io ci tengo a sapere anche la vostra, quindi mi raccomando. Scrivete qui sotto nei commenti un messaggio, un commento, un vostro pensiero su quella che è stata la partita e la prestazione della squadra. Io intanto partirei con leggere la classifica, perché ovviamente dopo questa vittoria la classifica si smuove non poco, perché noi in questo momento siamo quinti a 32 punti. La prossima partita l'abbiamo col Cittadella, che è quarto sopra di noi, con un solo punto in più. Quindi in caso di vittoria li scavalcheremmo. Quarto posto, che significa direttamente già significa approdare in semifinale playoff, quindi saltare un turno, che comunque non fa mai male. Però la cosa che secondo me è più importante è il secondo posto. Secondo posto che significa promozione diretta, che in questo momento, ragazzi, dista solamente 3 punti. Venezia 35 seconda, Como terza 35 pure. Cittadella 4 a 33, poi ci siamo noi a 32, quindi 3 posizioni, anzi 4 posizioni e in soli 3 punti. Quindi sicuramente, allora, io non voglio rifarla, so che Palermo ha tanti limiti, so che il gioco della squadra è quello che è, che lascia molto a desiderare, però capite bene, ragazzi, che quando stai lì ci crede chiunque. Però ovviamente io partirei con i piedi un po' di piombo, perché secondo me ci sono squadre, da un punto di vista di gioco, di collettivo, nettamente superiori al Palermo. Quindi per adesso noi guardiamo la classifica, ma non teniamoci conto più di tanto. Per quanto riguarda quella della partita, sono contentissimo della prestazione. Cremonese, che in questo momento è sesta in classifica, quindi noi l'abbiamo scavalcata, cioè ci siamo andati praticamente a mettere a pari punti. Però ovviamente per gli scontri diretti, per adesso siamo sopra noi, scavalcandoli. Una partita sicuramente bella da vedere, perché sicuramente 5 gol in un solo match, soprattutto per i tifosi neutrali, sarà stato bello da vedere. Il gioco della squadra ormai lo conosciamo, quindi sinceramente non voglio perdermi in chiacchiere su quello che è il collettivo, su quello che è il gioco, perché ragazzi, parere mio personale, sbaglierò, amen, fatemi sapere magari la vostra qui sotto nei commenti, però io penso che finché ci sarà Corini, capite bene che il gioco della squadra sarà sempre quello. Non pensate che domani il Palermo si svegli e diventi brava a giocare a calcio, comunque brava a tenere il possesso palla, a far girare il pallone, perché non siamo, ragazzi, questo tipo di squadra, ma non perché non abbiamo i giocatori adatti, ma perché non abbiamo un allenatore che è bravo in questo tipo di situazioni. Fatto sta che noi oggi partiamo in svantaggio, perché al settimo minuto dobbiamo prendere gol da Ghiglione, quindi Cremonese che dopo 7 minuti già è avanti. Poi noi al 20esimo pareggiamo con Edelziano, quindi tutto da rifare. Però poi al 32esimo ripassiamo sotto con Castagnetti, ragazzi, e lì diciamo che mi sono alterato e non poco, perché secondo me, ragazzi, anche lì la difesa, buchi che ci sono. E secondo me, ragazzi, Torini, una cosa molto importante che dovrebbe rivedere durante gli allenamenti è proprio la posizione. È la linea dei difensori che secondo me, ragazzi, si muove veramente male, perché secondo me lì non mi ricordo chi c'era che stava tenendo Castagnetti, comunque forse Lund, non vorrei sparare una cavolata, non mi ricordo, ragazzi, magari poi me l'andrò a rivedere. Però fatto sta che comunque, ragazzi, Castagnetti è stato servito dal compagno, poi si è andato praticamente cavalcando davanti la porta Pioccelli, facendo gol, e lì stavi sull'1-1, non è che stavi perdendo 2-0, 3-0, quindi eri tutto ributtato in attacco, di conseguenza lasciavi le praterie. Sull'1-1, io, ragazzi, vedere queste praterie in difesa veramente mi fa veramente uscire, arrivare il sangue al cervello. Fatto sta che finisce il primo tempo, quindi con il risultato di 1-2 in favore della Cremonese. Nel secondo tempo devo dire che il Palermo mi è piaciuto sicuramente di più. Sbagliamo, ragazzi, tante occasioni in attacco, mamma mia. Facciamo magari una bella azione, poi arriviamo lì, non sappiamo quello che dobbiamo fare. Perché secondo me il problema del Palermo è proprio quello che non sa cosa deve fare. Perché, ragazzi, il Palermo non sa giocare, non sa fare possesso palla, non sa creazioni, non sa comunque tenere in mano il possesso del pallone. Perché secondo me, non lo so, ragazzi, io non lo so, non me lo so spiegare, però secondo me proprio mancano proprio le idee. Tu arrivi lì e non sai cosa devi fare.
Non lo so, Corini, vedi tu, non so cosa dirti, non sono l'allenatore del Palermo, però ragazzi, questa è la mia sensazione. Noi magari facciamo la bell'azione, creiamo, arriviamo magari poi sul fondo, vicino all'area di rigore, non sappiamo quello che dobbiamo fare, proprio blackout, blackout. Fatto sta che ci sono state qualche due occasioni veramente importanti. Fatto sta che comunque al 72esimo Di Francesco dalla sinistra, dentro l'area di rigore, buca il portiere della Cremonese sul suo palo, devo dire lì il portiere della Cremonese. Poteva fare di più, però devo dire che Di Francesco ha fatto una bella azione e un bel tiro. E al 72esimo pareggiamo. Poi da lì, ragazzi, 2-2, partita molto equilibrata. Però, ragazzi, al 97esimo arriva Stulaz. Sposami, Stulaz, sposami. Calcio di punizione dalla tre quarti di sinistra. Diciamo che eravamo abbastanza defilati. Stulaz mette questo pallone in mezzo che non viene toccato da nessuno. Questo ha messo, diciamo, un po' in difficoltà il portiere che poteva e doveva fare di più. Fatto sta che praticamente nel momento in cui un giocatore del Palermo comunque si aspettava un tocco da parte di qualcuno, la palla oltrepassa tutta l'area di rigore, nessuno che tocca, portiere che resta immobile, si tuffa magari, si tuffa in ritardo, non riesce a toccare il pallone e palla che entra in rete. Quindi gol direttamente di Stulaz da calcio di punizione al 97esimo. Poi lì ragazzi la partita continua per altri 30-40 secondi, ma poi noi con Piacelli teniamo palla, poi nel momento in cui Piacelli spazza, partita finita. 3-2. Ripeto ragazzi, sono contentissimo per il risultato, sono contentissimo, non mi aspettavo sinceramente dopo soprattutto il primo tempo in cui stavamo sotto di vedere il Palermo poi portare 3 punti a casa. Ah, tra l'altro poi la Cremonese dopo l'1-2 aveva fatto anche l'1-3, poi gol annullato per fuorigioco, anche il gol di Francesco è stato visto per posizione, cose, poi alla fine tutto regolare. Devo dire che c'è andata anche un po' di culo, ma ripeto, ragazzi, la fortuna nel calcio ci vuole anche. Io sono contentissimo per la partita, la prestazione è buona, però ripeto, manca la cattiveria sotto porta e mancano le idee nel momento in cui si arriva dentro l'area di rigore. Questo sicuramente è da rivedere. Però ripeto, Corini avrà tempo per poter lavorare su questo. Adesso il Palermo giocherà contro il Cittadella il 13 gennaio, quindi adesso ci saranno 2 settimane di stop, quindi ci rivedremo tra 2 settimane con il nostro amato Palermo. Io ovviamente ragazzi vi invito a lasciare un commento qui sotto al video e dirmi cosa ne pensate di questa prestazione del Palermo e soprattutto se secondo voi il Palermo riuscirà a qualificarsi direttamente in Serie A, quindi arrivare tra le prime 2 posizioni, o magari arrivare dal terzo al quarto posto o anche in più in basso. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo con il prossimo video e sempre Forza Palermo.